salve a tutti, con vero piacere, io sono Barbara Panco, con vero piacere sto in compagnia di Carlo Maranzano. Chi è quest'uomo che l'ho conosciuto nell'ultimo incontro che ho fatto in terra pugliese, a Bari in special modo? E quest'uomo è stato inizialmente collaboratore di cinque grandi multinazionali, è revisore dei conti legale iscritto al Ministero di Economia e Finanza nel registro del MEF, è CTU del Tribunale di Bari, docente esterno di economia aziendale di nomina dirigenziale, e sono 35 anni che è iscritto all'albo dei commercialisti di Bari. Quindi è un uomo che sicuramente ha una storia, una lunga storia da raccontare, tanto che in quell'incontro abbiamo avuto uno scambio piacevolissimo e ha aggiunto tante informazioni a quello che stavamo in quel momento dicendo e raccontando al pubblico che era presente in sala. Caro Carlo, buongiorno, ben trovato, ti ringrazio di questa tua disponibilità a questa intervista e ti lascio un attimo la parola, presentati e darci qualche altra informazione. Ti ringrazio, penso che tu saluti a tutti anzitutto. Penso che sei stata abbastanza esaustiva nella tua presentazione. L'unica cosa che posso aggiungere è che ben 65 anni che lavoro e continuo a farlo in maniera felice. L'obiettivo di vita è quello di cercare di trasferire esperienze, conoscenze, competenze ai giovani che vogliono seguirmi e lasciare questo bagaglio di conoscenze, esperienze e competenze per poterlo trasferire nel futuro a mia futura memoria. Speriamo il più tardi possibile. Lo auguro di cuore, assolutamente. È anche molto bella questa cosa, un po' si sono persi, no? Le botteghe dove i giovani potevano andare ad imparare il lavoro, il mestiere, e anche quello del revisore dei conti, comunque un mestiere importante in questo momento storico. Ci sarebbe da fare una revisione dei conti di un sacco di cose, soprattutto di quella che si chiama Italy Republic of, che entra nella Security Exchange Commission nel 1934 attraverso il Dicastero delle Corporazioni, entra come Regno d'Italia e oggi si chiama Italy Republic of. Che ci sai dire qualcosa di questa? Tu conosci la Italy Republic of? Ah, io voglio dire una cosa che scusate, ma il mio telefono ogni tanto fa di tutto, lo spegniamo. Grazie. Voglio sottolineare una cosa, che io sono nato in Sicilia e quindi, come tutti i siciliani, amo approfondire le cose, non per niente. Il capostipite di questi curiosori si chiama Luigi Pirandello, che scavava nelle profondità dell'anima. Ora, nelle mie memorie di bambino, che ascoltava un nonno che era funzionario delle finanze, per dirla in Bulgaris era guardia del Dacia all'aeroporto di Bocca di Falco a Palermo. Bene, mio padre era un ufficiale di marina che dopo la guerra si è congedato dicendo una bella frase che ha buttato in disperazione la famiglia: ho giurato una volta per il re, non giuro più per nessuno. Però ho avuto la fortuna di incontrare un grandissimo uomo che si chiamava Enrico Mattei, con cui avevano fatto il partigiano insieme.
questa, diciamo, dote familiare ha sviluppato in me ulteriore curiosità, e quindi anche da bambino ero un ragazzo molto curioso, che amava la lettura, e mio nonno aveva una biblioteca di 5.000 volumi circa. Quindi io dall'età di 5-6 anni, quando ho cominciato a saper leggere e scrivere, la maggior parte del mio tempo libero, perché non c'erano bambini, la passavo in questa biblioteca. E posso dire che a 6 anni ho incontrato i caratteri cirillici e me ne sono innamorato. Non leggevo il cirillico perché non avevo nessuna base culturale di preparazione. Ma tra i vari libri, eccetera, ho una cosa che mi ha molto incuriosito, era la dichiarazione di armistizio a Cassibile, in Sicilia, un paesino vicino a Siracusa, dove il generale Patton, che è comandante delle truppe alleate del sud Europa, per incarico del generale Eisenhower, che è il comandante in capo di tutte le truppe alleate, firmò, o fece firmare, più che firmò, fece firmare al maresciallo Badoglio, Rodolfo Badoglio, una richiesta di armistizio separato dalla Germania, che invece continuava la sua guerra omicida e suicida, rispetto a come è andata, era un omicidio suicida, e dove la controparte scriveva letteralmente che all that it moves e all that it product, tutto quello che lì si produce, in Italia ovviamente, e tutto quello che lì si produce, si muove, per il 30% è di proprietà del popolo americano. Mettendo questo a disposizione di una società che si chiamava Republic of Italy, 1946, ratificata, perché poi la Repubblica accettò questo in maniera segreta, il popolo ignorava tutto, accettò questa condizione. Quindi ogni italiano che nasce per il 30% è proprietà dell'americano. Tutti gli anni questa società molto puntualmente rilascia un report di circa 150 pagine. Io ne devo avere un paio nel mio studio, che non so dove sono andati a finire, però si trovano tranquillamente su internet. Republic of Italy Incorporation. E c'è, ci sono queste pubblicazioni, dove praticamente gli americani si ingegnano per fare i fatti per farsi i fatti nostri. Vengono qua da padrone, e il caso vuole che tutti i presidenti del Consiglio eletti da De Gasperi a Giorgina, è l'ultima, sarebbe l'ultima, tutti meno uno, nei primi 15 giorni di insediamento, mentre stanno facendo il governo, volano a Washington a prendere la gente. Sarà un caso, ma ci sono andati tutti, solo questo che non c'è andato, non so cosa. Solo questo che non c'è andato, molto buono, sappiamo tutti che fine ha fatto. Interessante, molto interessante, perché la storia di questo modo.
questo poco non suppone che sono delle fantasie di un povero vecchio. Questo curriculum fantasia mi sembra troppo. E potrebbero esserne, se non avessimo tante di report pubblicati che dicono le cose che sto dicendo io, in quanto su quel report c'è quanti siamo, quanti sono gli stranieri, quanti bambini nascono in Italia, quanti matrimoni, i titoli crescono, cioè, i fatti nostri, cioè il nostro governo un report così non lo fa, fa ben altre pubblicazioni. Invece gli americani si fanno abbassare la fantasia di prendersi cura di noi in questo mondo, perché ora la K18, questo riporta K18. Tutto questo ha anche una natura economica, è chiaro, cioè parliamo di soldi, perché gli americani solo di quello stanno parlando, di soldi, tant'è che ne stampano in continuazione e con quelli si comprano i governi del mondo. È chiaro, i governi del mondo imparano a stampare i dollari ed ecco che nel mondo girano più dollari falsi che dollari veri. Però è la moneta mondiale riconosciuta, anche se la Cina con il renminbi sta facendo passi da gigante nel nord-est asiatico, ma è una zona. Il Giappone ci ha tentato con lo yen e si è beccato il Fukushima. Mi stai dicendo che quel che Fukushima, io lo sto dicendo in maniera ironica, mi manco tanto, ma cinica a questo punto. Tu mi stai dicendo che Fukushima è un'azione per distruggere il Giappone, cioè non è stato un terremoto così avvenuto naturalmente? Ma diceva, si chiama ARP, giusto? Mi chiede a certo il signor Giulio Andreotti che a pensare male si fa peccato, ma qualche volta ci si azzecca, come diceva il buon avvocato Tonino, quello che ha fatto il molisano agricoltore, è chiaro. Ora io dico questo, anche il sistema di condizionare i fenomeni ambientali non è un segreto più per nessuno, perché in Alaska si trova la più grande centrale magnetica del mondo, dove il sistema si chiama HAARP, è chiaro, che può provocare grosse tempeste magnetiche e quindi alterare le condizioni, le condizioni atmosferiche. Ed è una cosa, le scie chimiche non me le sono inventate anche io, ti giuro. Io sono stato 10 giorni fa in Bulgaria, ricordo dove andai, dove ho visto un trionfo di scie chimiche. Ho detto, ma allora noi stiamo bene, ne vediamo solo qualcuno ogni tanto. Qua il cielo era completo. Dice, ma guarda che qua sei sull'aeroporto di Seoul. Sì, dico, ma il vapore dei tubi di scarico del cielo, dopo un po', svanisce perché lì c'è freddo e quindi perdendo calore si liquefà. Ma queste invece stanno su nel cielo. E sembrano delle nubi artificiali, perché non sono. Posso aggiungere, Carlo, il patto di cieli aperti, si chiama così, è qualcosa che si può controllare in gazzetta ufficiale, non del complottismo come inteso come chi dice cose per fare un complotto. Allora,
è stato firmato da Berlusconi negli anni 90 e oggi ancora tuttora in essere, e viaggiando con gli aerei si vede benissimo, anche le compagnie aeree fanno questo, anche di linea, attenzione, anche le linee fanno questo. Quindi, ma appunto io sto sottolineando le cose che purtroppo tutti a un certo livello di scienziati, culturali, uomini di cultura, politici, eccetera, tutti sanno, e l'unico che non sa niente è il popolo. Esatto. Guarda caso quello che si mangia, i finocchi carichi di fosfato di argento. Di tutti i poli, parlo rilasciamo o alluminio rilasciato dalle scie chimiche quando vengono portate a terra dalle piogge. Sì, si cominciano a vedere molto anche le problematiche legate a questo, perché nell'agricoltura ormai le colture sono praticamente stremate, la verdura, che è sempre stata un cibo insomma accessibile, oggi è diventata Fondamento della nostra alimentazione. Spostamento verso magari alternative tipo insetti, grilli vari, eventuali, che già sono stati introdotti, sappiate, dentro le nostre tavole attraverso le grandi marche, quelle pubblicità che noi vediamo che inducono il telespettatore a comprare una cosa piuttosto che un'altra. Funziona così, no? Io ho avuto la fortuna di fare una tesi di laurea in marketing che si chiamava Il marketing integrato e il sistema distributivo italiano alla fine degli anni 70. Da lì sapevi già tante cose. Sono stato anche consigliere del Consiglio Nazionale dei Centri Commerciali d'Italia, che ha sede a Milano presso la Camera dei Commerci, e ho avuto come maestro un grande professionista che era il professor Emilio Campidasio, che è il papà dei centri commerciali in Italia, in quanto è stato il primo a portare i primi due centri commerciali a Carugate vicino a Milano e a San Martino alla Battaglia vicino a De Sanzano. Da lì, in collaborazione con lo studio Gentile di Milano, l'architetto Gentile, altro grande professionista, si sono sviluppati i centri commerciali. Io ho avuto, ripeto, la fortuna di avere questi maestri, che oggi qualcuno mi ritiene uno dei massimi esperti di distribuzione in Italia, avendo anche l'esperienza di 5 anni di dirigenza Conad. Ora io dico questo, è tutto un teatro, è tutta natura. Gli americani, la massoneria, la mafia, lo Stato, i sindacati, le organizzazioni di categoria, la Chiesa, gli altri, tutti sono d'accordo per fare cose. Nello sfruttare il lavoro degli altri, il lavoro di 24,5 milioni di lavoratori italiani che lavorano duramente con un contratto che dice 4.000 euro, e se riescono a portarne a casa 1.800 sono, si possono considerare fortunati. Esatto, perché la maggior parte ce ne ha molti di meno. Ma tu come fai a dire tutto questo? Io, perché è il mio mestiere, e quindi se non conosco il mio mestiere, invece ho tutta la bottega. Perché lo Stato impone mediamente una trattenuta previdenziale del 35%, tra il 42% dei servizi e il 27%, 5,5% della gestione separata. Questi sono i parametri chiari. Quindi, quando tu dalla mia retribuzione lotta hai tolto mediamente il 35%, significa che io prendo
sono i due terzi e un terzo te lo metti in tasca tu. Però guarda caso che questi due terzi mi fai pagare dal 23 al 50% di tasse, al 47% di tasse, l'ultima aliquota. E allora che significa? Che se io sono a un livello medio di 30.000 euro l'anno, vado a pagare il 25% su, beh, ogni mese, su che cosa? 4.000, i due terzi sono 2.006. Su 2.006 pago il 25%, cioè altri 650 euro di tasse in meno. Cioè sì, però tu vuoi caricare gli oneri della IVA, tutte chiacchie, perché per scaricare gli oneri della IVA devi portare tanto di documentazione, perché il caso se c'è una ricevuta senza la partita IVA o il codice fiscale non te l'accetta. Capita che la tua banca fa la filippina, non ti dà la ricevuta o non riesce, o te l'ha messa in line online e tu non riesci a prenderla, degli interessi passivi del mutuo non li rimetti perché hai 5 anni di tempo per detrarlo. Perché? Sì, ma lo devi sapere che c'hai 5 anni però, di tempo, devi sapere. Però c'è molta gente che non l'avendo messo l'anno, l'anno successivo, non riporta la ricevuta al banco per dire questi l'anno scorso non li ho detrato. E il consumatore ci rimette sempre. Alla fine prende i suoi, il nostro prototipo di lavoratore che ha un contratto di 4.000 euro l'ordine, soltanto, magari se sono tanti, ne porta a casa 1.008 e a stento riesce a pagare il mutuo che ha fatto, a pagare le tasse e a pagare quelli indiretti. Perché il mutuo della casa o l'affitto, se non è proprietario di casa, le bollette, sono anche tutte quelle indirette che hanno diritto, le bollette, il condominio, la scuola dei ragazzi, IVA sui prodotti, le accise sulla benzina. La povera donna della moglie si ritrova con 300-400 euro per pensare da mangiare, e mangia 3 settimane, perché l'italiano medio spende 100-120 euro alla settimana per fare la spesa, e la quarta settimana andiamo da mamma. Sono i nuovi ricchi, i pensionati, con tutto che hanno, perdonami, la pensione minima. Perdono. E chi ce l'ha la mamma? Prende uno come me, che mamma l'ha perso nel 2000, a 90 anni, il Signore l'ha protetta, dove va? Alla Caritas. Preda di chi? Di quattro preti piuttosto attivi, che ci viene qua, eccetera, e poi quando arriva l'elezione ti raccomando proprio per questo. Perché noi ti abbiamo sfamato tutti i giorni. Ed ecco che si chiama i famosi feudi politici. Potevi usare parola migliore, guarda, i feudi, ancora siamo nella realtà feudale, anche se Napoleone lo ha chiuso il feudalesimo alla fine dell'Ottocento, ma attenzione, anche chiuso, non alla fine, all'inizio dell'Ottocento, non tanto osteggiato proprio da quei feudatari che invece si sono ritrovati dal disporre della terra, si sono ritrovati alla proprietà della terra. Perché per un punto siamo anche lì, la proprietà è quella che il sistema attacca. Ora, tu hai fatto una disquisizione nel tuo lavoro meravigliosa, ma
Mi domando, è solo quello che gli interessa, solo il lavoro? Oppure sono i titoli agganciati ai nostri titoli di nascita, che sono quelli transati a garanzia sui mercati internazionali? Perché c'è da dire che noi siamo veramente degli emettitori di valore costante per loro. Anche lì c'è un grande teatro, perché il mondo è governato da 30 grandi banchieri ebrei a Stenato, che fanno il bello e fanno il bello e il cattivo tempo. I politici, i governanti, sono solo dei pupazzi messi lì a seconda dei loro desiderati, soprattutto in America, dove c'è una organizzazione che si chiama Federal Reserve Bank, che è una banca privata, attenzione, dove siedono molti di questi 30 banchieri. Tanti sono al Fondo Mondiale Internazionale, alla Banca Internazionale degli Investimenti e alla Denis e a compagnia cantante. Ora, questi signori sono quelli che tengono in mano i nostri destini. Allora decidono che l'umanità, siamo in tanti, 8 miliardi, siamo tantissimi, quando madre natura ci avverte e ci lancia segnali che potrebbe sfamare anche 100 miliardi di persone. Però qualcuno ci dice, attento, non ti illudere, perché c'è la crisi dell'acqua, la desertificazione. Okay. Ma se l'acqua piena il pianeta, e se non c'è l'acqua... Qualche scienziato più saggio di me ha detto, ma guardate che nell'atmosfera c'è tanta acqua quanto ce n'è in mare, forse anche di più. Ci vogliono dei captatori che captano l'umidità, tolgono l'acqua e mettono l'ossigeno nell'atmosfera. Diventano anche dei depuratori. Un po' che fa quello che fa l'ozonizzatore. Però gli ozonizzatori io li ho visti solo in un posto nel mondo, per la strada, perché in casa ormai ce l'abbiamo tutti, l'ozonizzatore, per dare ossigeno alla casa, per rendere la casa profumata, eccetera, eccetera. Poi in strada io non li ho mai visti, e li ho visti in un posto che si chiama Beverly Hills Boulevard a Los Angeles, dove la villa più squallida costa 5 miliardi di dollari, la più squallida. La più bella costa anche 200 milioni di dollari. Chiaro? No, quei luoghi, Carlo, nell'immaginario collettivo dove vivono i VIP, sono quelli, no? Quei luoghi lì dove lo sanno e quindi si mettono a posto l'aria, si puliscono l'aria, ma non solo l'aria, anche l'acqua, anche il cibo che mangiano è diverso. Quelli sono i VIP e quindi sono i primi servi dei padroni del mondo, è chiaro? Ora accade che in Arabia si trova il petrolio, subito corre chi? Rockefeller, con la sette sorelle, la regina Elisabetta, che allora era il re, tuo padre, con le compagnie inglesi, anglo-olandesi, Shell e BP, di proprietà della corona inglese, almeno il maggior pacchetto azionario. Dall'altro lato, Rockefeller con le sue sei sorelline petrolifere e la CISA e Manhattan Bank, che è la settima sorella, che è quella che conserva i soldini. E praticamente
schiavizzano questa povera gente, perché per una royalty spara al 5%, si portano a casa tutto il petrolio che produceva Arabia, gli Emirati, la Persia, che allora c'era lo Shah, eccetera. Gli iraniani, che hanno una tradizione di civiltà superiore alla nostra perché risale a 5.000 anni fa, sono stati i primi a dire: ma scusate, questa è roba nostra, voi perché ve la prendete? Ma noi ve lo estraiamo, eccetera. Però dobbiamo fare una divisione equa. E quindi Mossadegh nel 1956 caccia il P e scende dal suolo iraniano e conquistringe un accordo con quel grande uomo che è Enrico Mattei, che in premio al popolo iraniano voleva dare come moglie dell'imperatore la principessa Maria Gabriella di Savoia, che all'epoca però non ne volle sapere, non era vivere in mezzo agli arabi, e fece bene a poveratini. Sarebbe stata trattata come un'imperatrice, perché poi sia Soraya che Faradiba, per la succeduta a Soraya dopo il ripudio, sono state trattate come un regime, ma l'ambiente quello, senza che io abbia qualcosa contro gli sciiti, perché sono... Ora, è un altro tipo di cultura. Sono tutti figli di Dio, però uno in un posto dove c'è un maggior barlume di libertà, perché la libertà non esiste, però ci sono popoli che godono di un barlume di civiltà un po' più elevato di altri, e quindi è meglio vivere in questi posti che non una parvenza, no? Una parvenza di civiltà, no. Una parvenza dove c'è un barbuto, qualcosa dove tu puoi uscire di casa senza che nessuno ti dice dove vai, anche se fino a 5 anni fa, da 5 anni a questa parte c'è anche più quello. Con questo in tasca sanno esattamente dove sei, dove vai, eccetera eccetera. Difatti, quando ti collega alla nuova app, c'è possibile accedere ai dati di posizione. Quindi, con questo in tasca, è uno dei motivi perché lo lascio sempre in casa quando esco a fare la spesa o altri adempimenti. Guarda, la domenica scorsa ero al congresso per gli 80 anni della industria di Pendici, massoneria allo stato puro. E già dopo un po' è arrivata la consacrazione della massoneria anche al governatore della Puglia, e la frittata è stata completa, perché andiamo, ho tornato a questo discorso di dove i grandi imprenditori sfruttano poi la manovalanza dei piccoli imprenditori. Ma questo gliel'ha insegnato chi? Lo Stato, che sfrutta tutti i cittadini. Allora, se io sono sotto uno sfruttatore, non sarò mai un benefattore dell'umanità, perché è lui che mi ispira a sfruttare gli altri. E così nascono una polizia arrogante, nascono i capoluoghi del lavoro, nascono i sindacati che disputano peggio dello Stato, le organizzazioni di categoria, gli ordini professionali. Ma è quello che vediamo intorno a noi, perché crediamo sia... Perché il punto è anche far credere che quello sia ordine, quando in realtà è il caos più totale. Non c'è più
rispetto della dignità umana, e adesso c'è anche proprio un piano di sterminio, cioè vero e proprio, togliamoci di mezzo il più, così quei pochi, transumanesimo, e ci ritroviamo un esercito di obbedienti silenziosi. Perché il resto, il senso è questo, cioè stiamo andando verso l'estinzione dell'umano, proprio dell'umano, in favore del tecnologico. Sei d'accordo? D'accordissimo, perché un piano, vero? Le loro gente, se conosci, molti, le loro gente, purtroppo l'umanità è divisa, è il teorema di Sciacci, più divisi nella morte di Dio e meglio di donne. Quindi la prima allocuzione di questo teorema è divisi, dal vecchio del detto latino divisi e impera, come facevano i romani che affidavano le orde di Bacca e che facevano, le isolavano a gruppi per picchiarli meglio, perché tutti insieme non riuscivano a vivere. E quindi è una bella indicazione, tutti insieme sarebbe una roba un pochettino più naturale, perché in realtà qui c'è in discussione veramente la sopravvivenza dell'uomo su questo pianeta. Perché? Questo te lo spiegavo giù quando ci siamo incontrati in Puglia, perché visto che siamo titoli, asset, che siamo garanzie, adesso, me lo domandano spesso, sai Carlo, adesso ci vogliono eliminare? Perché dopo l'azione di OPPT 1776 siamo diventati non più un credito continuo che gli entra nelle tasche, ma un debito. Tutti noi siamo debiti e questo per loro è impagabile oggi. Non lo possono pagare questo debito perché è talmente enorme, davanti anche alle leggi universali, è talmente enorme che tutto è, diciamo, destinato già dal proprio comportamento, non da me o da te in particolare, ma dal proprio comportamento, già è destinato ad essere disgregato. Quello che stiamo muovendo, e questa anche intervista, serve proprio a fare in modo che più gente possibile sappia che cosa c'è dietro questa facciata. Certo. Ma io non ho documentazione che possa certificarlo, ma sembra che in Cina alcune centinaia di milioni di persone siano state scippate. Quindi sì, questo sì, è certo. Il controllo completo dell'umanità. Da parte di pochi, perché se è vero come è vero che il 99% delle risorse umane sta in mano all'1% della popolazione mondiale, io dico, ma l'altro 99% della popolazione mondiale come vive d'aria? Vive di stenti. Vive di stenti e muore di stenti. E allora noi abbiamo anche, stiamo lanciando un grande programma che si chiama Save the Food, salva il mangiare, il cibo. Questa è la stesura di settembre che si è evoluta adesso. Save the Food, the water, l'acqua. Energy. Quindi quando partiremo chiedendo il patrocinio sia della NATO, della FAO, che cioè dei padroni, perché esatto, che visti che è una quando stai a casa d'altro ti devi adeguare, d'altronde se vuoi combattere e non hai le armi, dove le prendi? Le prendi? Le armi sarebbe denaro, giusto? Le armi sarebbe denaro. Le armi parlo culturali, metaforiche, non in mitra e cucine.
non ho il denaro, la cultura, la conoscenza di tutta questa informazione, perché poi chi ha conoscenza ha un peso diverso quando si muove, no? Perché? Perché ha conoscenza, ha sapere, e il sapere è sicuramente potere. Perché? Perché mette in campo anche la responsabilità. Sei d'accordo di dirle le cose come stai facendo tu in questo momento? Di dirlo. Vorrei aggiungere, perdonami velocissimamente, vorrei aggiungere che in realtà oggi, grazie a quell'azione UPPT 1776, ognuno di noi non solo ha accesso come un 8 miliardesimo del tutto il pignoramento globale, quindi tutto quello che immaginate è già dentro un calderone, ma ognuno di noi ha un risarcimento danni e quota capitale di 10 miliardi, quindi noi non saremmo nessuno nella posizione di mancanza, saremo anche di quel denaro che serve per fare le cose, perché pure quella è un condizionamento mentale, perché se io ho una macchina rotta e ho 100.000 euro e non trovo un meccanico, quei 100.000 euro non me la aggiustano la macchina, quindi è sempre homo il valore assoluto, quindi ogni homo avrebbe possibilità di dare il proprio contributo in un altro modo, magari con la pulizia del mondo, ma questo è quasi, diciamo non quasi, è osteggiato, vero? È osteggiato. Perché? Perché se l'uomo si rende conto di avere, di essere la ricchezza, non di avere la ricchezza, non di essere ricco, di essere la ricchezza di questo pianeta, soprattutto con quella che si chiama coordinata cooperazione, col genere umano, non soltanto l'Italia con gli italiani e la Francia con i francesi, ma il mio nonno diceva i monnaroli, quelli che abitano il mondo, ok? Tra le tribù, tra le popolazioni. Questo è impedito, anche questo, da quel divide d'impera. Io sono una bandiera, tu ce n'hai un'altra, io parlo una lingua, tu ne parli un'altra, io ho i miei interessi, tu e i tuoi. Questa cosa è da scardinare, da completamente estirpare. La malerba, direbbe qualcuno. Cosa ne pensi? Io ritengo che sia stato geniale quei quattro ragazzi che nel 1995 si sono incontrati a Filadelfia e proprio prendendo a base la Costituzione americana del 1776 hanno fondato un movimento che si chiama One Man, One People. Ognuno di noi costituisce un popolo e quindi ha libertà di organizzarsi, gestirsi come ritiene più opportuno, perché io a casa mia sono il padrone e non deve venire uno Stato, chiunque esso sia, a dirmi no, tu quella baracca la devi abbattere perché siccome sta sul mio territorio, no, sta sul tuo territorio, ma io sono un cittadino della terra e quindi se madre natura mi ha voluto qua è perché un pezzetto di questa terra, non dico tutta, è anche mia e quindi ho diritto a starci sopra. Ora vieni tu, anche se sei organizzato in uno stato forte di esercito, marina, aviazione, azienda privata, tra l'altro, carabinieri, eccetera, eccetera, e mi viene a privare di questo diritto naturale che io ho acquisito nascendo. E quello che non ho chiesto io di nascere, è stata la natura a volerla. Siccome la natura è madre, non è madrina, la natura vuole che io stia qui e anche il mio spazio esistenziale. Che sviluppi nel migliore dei modi. E tu mi vuoi precludere, ovvero me lo lasci gestire perché affinché io ti paghi. Anche se questo è il gap della roba privata, no? Del titolo di proprietà.
ed ecco la soggezione economica. Quindi noi stiamo tutti in uno stato di soggezione da parte di qualcuno, perché abbiamo paura. Io sono sotto la suggestione dello Stato che a tutti i mesi mi manda la pensione, finché avrà la bontà, la catena più grossa, finché avrà la bontà di mandarmi. È chiaro, perché lo schifo che hanno fatto in questi giorni, dove parlavano di aumenti di pensione, dove sulle fasce basse l'aumento era 14 euro all'anno. Ricordo che durante il Covid si sono aumentati lo stipendio i nostri cari parlamentari, alias CEO della Italy Republic of. Anzi, consiglio di amministrazione. Barbara ci stava di là. Sì, lo so. Se non che in commissione finanze, ma non ci sono i soldi per fare questo aumento, non abbiamo l'emendamento di aumento e le pensioni l'anno prossimo saranno pari a quelli di questa. Però guarda caso si riunisce il nuovo governo e il primo decreto che fa è quello di aumentare gli omologhi ai parlamentari. C'è tanto, siccome è calato il numero di parlamentari, anche se noi ci aumentiamo le pensioni, spendiamo sempre quanto spendevamo, meno di quanto spendevamo prima. Sembra che si dividano la torta. Sembra che si dividano la torta. Ci muoce mancato un pezzo, che fai? Lo dai alla gente? Non è una metafora. No, non è una metafora. È una verità. Perché qualcuno alla buvetta di Montecitorio è andato a mettere proprio le mani nella marmellata. Ma praticamente è chiaro. Qualcuno che esce da quella congegna di personaggi, ruba i profumi all'aeroporto, ecco i malati siamo, 145 tra inquisiti, iniziati, richieste di incriminazione, e questo è il nostro popolo di parlamentari. Ma lo vogliamo cambiare di amministrazione? Ma lo vogliamo cambiare questo mondo? Oh sì, Carlo, sì, sì. Lo vogliamo cambiare questo mondo? Sì. Cittadini italiani, agenti di umanità, ciao, dobbiamo dire a questa gente, vai fuori dalle scatole, cittadini italiani, agenti di umanità, centro destra, sinistra, centro, tu, giù, gente seria che lavora per il bene della e dei suoi cittadini, gente seria, scienziati, professori, dagli imprenditori, accordi, eccetera, eccetera, che hanno un solo obiettivo, figlio di mantenere grande questa grande nazione che, benché sfruttata, è la migliore nazione del mondo. La nazione di creatori, la nazione di grandi uomini che hanno cambiato il mondo. Usato lo scopo patriottando, ma in effetti io mi sento, non dico fiero, ma mi sento felice di essere nato in Italia. E poi, scusate l'immodestia, nella regione più bella d'Italia, la Sicilia. Sì. Torno da poco dalla Sicilia, sai, in queste ore. Penso all'isola sorella, la Sardegna. La Sicilia è un patrimonio di civiltà per tutto il mondo. Noi abbiamo fatto un affidavit dove abbiamo riscritto la storia del Risorgimento italiano come popolo autodeterminato,
E se guarda caso nel nostro ci chiamiamo One People I Am, quindi io sono la stessa dicitura di quegli anni 70 di cui parlavi prima. Al contrario, invece che io sono il popolo, noi il popolo, in ogni uomo c'è il popolo è in ogni uomo, perché ognuno di noi ha la responsabilità di alzarsi in piedi, non di... E quindi abbiamo scritto, dicevo, questo affidamento su Risorgimento Italiano che mette un po' d'ordine su questo. Nei libri di storia, sai, la Sicilia e il Sud, come viene chiamato, l'arretrato Sud, nei libri di storia. E questa è un'offesa veramente alla verità, perché il popolo del Sud, soprattutto Sicilia, il regno delle due Sicilie, insomma, è stato depredato, è stato silenziato, è stato distrutto 10 anni che i bambini non potevano andare a scuola. Non potevano. Perché? Perché si doveva perdere la memoria dell'obbrobrio che era accaduto. Questo non è successo solo e qui, succede ogni giorno ancora. È questo che non va bene, che succede ogni giorno ancora. Se avessimo imparato dalla storia, ma ce l'hanno fatta dimenticare. Ce l'hanno detta. Ecco, noi abbiamo perso la guerra, abbiamo fondato la Bentley for International Settlement proprio dopo aver perso la guerra, ma non l'abbiamo persa, l'abbiamo persa o non l'abbiamo persa. C'è sempre questa dicotomia, c'è sempre questo, io la dico in un modo e poi te la dico in un altro. Così tu, qui in questo caso telespettatore, ma tu cittadino non ci capisci niente. E allora ti affidi a chi? A quello che credi sia lo Stato. Ma non è uno Stato, è un'azienda di diritto privato, comandata dalle banche. E addirittura abbiamo avuto anche gli ultimi presidenti del Consiglio, cioè veramente palesemente uomini delle banche. Quando nella realtà noi, uomini e donne, garantiamo quelle banche. Garantiamo BlackRock con i nostri titoli di nascita. Questa cosa... che è da tempo immemore che succede, perché in Italia è iniziata ufficialmente nel 1934, ma ci abbiamo Bonifacio VIII nel 1302 e ci abbiamo Giulio Cesare che l'ha iniziata lui, primo Bond è di Giulio Cesare. Perché? Perché per legge naturale noi siamo il valore. Siamo noi, ripeto, che possiamo cambiare le cose. Dice, come facciamo senza soldi? Il valore non sono i soldi. Comprendendo già questo, sei d'accordo che il valore non sono i soldi? Ma io dico che i soldi, come diceva Rockefeller, non sono tutti nella vita, ma calmano i nervi. Certo, perché ti fanno stare tranquillo, perché sono equiparati, vedi, è la valuta che è equiparata al valore, quanto nella realtà è così. Pensiamo a quanti conflitti familiari purtroppo nascono per i soldi. Si dividono marito e moglie, fratelli e sorelle si odiano perché il padre ha beneficiato più uno che un altro nel lasciare l'eredità, eccetera, eccetera. Tutta colpa dei soldi. Ora, però i soldi sono necessari, senza soldi c'è un poro, ma tutti dicono mi danno un poro per poco, è chiaro. Capito? E calcolando che siamo noi la garanzia di quei soldi dovrebbero stare in mano ai proprietari. Allora, uno dei miei maestri diceva sì, però come li stampa lo Stato i soldi? Li puoi stampare tu? Perché i soldi vivono in funzione della fiducia che le persone danno ai soldi. Garanzia, e lo siamo veramente sui mercati internazionali. Allora, siccome lo Stato li accetta per pagare le tasse, quei soldi hanno la fiducia dello Stato. Ma se il tuo droghiere accetta un tuo pezzo di carta dove c'è scritto devo 10 euro, andate. Tu hai fiducia verso il tuo droghiere per 10 euro che pagherai
Ma se tu soldi non ne hai, come puoi fare felice il tuo droghiere? Andando lì e facendogli un servizio che tu sei fatto. Cioè, sai fare l'idraulico, gli aggiusti il rubinetto. L'intervento costa 10 euro. 10 euro gli dovevi perché ti ha venduto una spesa. C'è da fare. Articolo 1555 del codice civile che si chiama compensazione di crediti. Compensazione di crediti, che è né più e né meno quello che è stato fatto dentro la SEC, compensare il debito d'oro. Crediti che possono compensare, è l'antica formula del baratto. Io ti porto la gallina e tu mi dai 12 uova. Il valore della gallina è uguale a quello di 12 uova, quindi siamo pace. Ma e se il valore non coincide? E la crei tu la moneta. Chi ha moneta complementare. L'importante è che questo pezzo di carta, che vale la carta e la stampa con cui c'è scritto sopra, questo vale come valore, dicono gli scienziati di economia, intrinseco, ha un valore estrinseco grandissimo che pari alla fiducia che tu riscuoti. Allora, se sei un uomo che dà fiducia, stima e rispetto al tuo prossimo, ricevi stima, rispetto e fiducia, e quindi ti puoi permettere di dire al tuo droghiere: certo, non ti dispiace, passo domani e se hai bisogno di qualche lavoro in casa ti riparo di quello che mi hai dato. Ora allarghiamo questo discorso tra me e il mio droghiere a 8 miliardi, 4 miliardi di droghieri e 4 miliardi di gente che fa i lavoretti a droghieri. La moneta che funzione ha? Niente. Non serve. Non serve. E come visionari, perché no, siamo dei visionari anche, come visionari noi la vediamo più, ancora più lontano. E quel lontano è: a te serve il lavoretto, ma io te lo vengo a fare punto, perché fai parte, io faccio parte della comunità. E tu, c'hai già tutto, è tutto già pagato, ma anche nel mondo di oggi è tutto già pagato. Le bollette, i mutui, è tutto pagato dai nostri titoli, da quelli che, anzi non i nostri, i titoli che hanno emesso loro a nome nostro. Perché noi non abbiamo nessun titolo sulle spalle, noi abbiamo la custodia del pianeta, quindi tutte le risorse sono già a nostra disposizione, ma depredate da quelli che si chiamano corsari, che hanno preso e si tengono i loro titoli, che sono quelli che attaccano nei tribunali, la casa piuttosto che la macchina, il titolo di nascita ai figli, che ci portano via. Capite che cioè, è qualcosa di grande, io lo comprendo bene, sai Carlo, che quando vado a raccontare queste cose e poi incontro gente come te che meravigliosamente mi dà conferma e anzi implementa ancora di più quello che io sto dicendo, ma veramente è un piacere, ma mi rendo conto di quanto sia difficile per la gente comprendere anche solo il disegno criminale che c'è dietro tutto questo. Va bene. Oggi per fortuna il sapere si è talmente dilatato, ogni giorno entrano nel web qualcosa come 5 miliardi di informazioni all'ora, non ogni giorno. Ogni ora abbiamo 5-9 miliardi di informazioni, quindi uno non può sapere tutto, sarebbe, poi io sono un socratico e quindi sono diventato saggio solo riconoscendo i miei errori, già,
non ho la pretesa di sapere tutto, so quello che ho vissuto e quindi ne parlo e lo dico tranquillamente perché non ho paura che qualcuno esca in strada mi spari, anche alla mia età. Forse se non mi prendo un organo vitale mi dà la possibilità di stare 30 giorni, 40 giorni in ospedale, comodamente sentito e riverito. Io non mi fiderei molto, te lo dico, ultimamente non mi fiderei molto, neanche lì. Vedi Barbara, ogni medaglia ha sempre il suo rovescio, è chiaro. E quindi c'è un lato positivo e un lato negativo. Bisogna guardarla sempre dal lato positivo, perché se no negativizzi la tua vita. Te la guardi. Guarda, nella nostra visione di popolo, nazione, già costituita in Italia nel 2021, quindi c'è già una nazione in Italia nuova, fondata in legge naturale, che dà un po' fastidio, sai, perché in quella che sono le leggi naturali che entrano di diritto in tutte le leggi perché sono immutabili, noi avremo, secondo le leggi tutte, diritto al territorio, quindi diritto ad avere una terra dove poter agire come ci va a noi. Ecco, in quella nostra visione già a lungo termine è la comunità che si prende cura di chi ha dato e soprattutto è la comunità che mette in contatto i membri della comunità e quindi gli anziani, quelli che hanno grande valore, con i bambini che hanno altrettanto grande valore per fare in modo che non si perdano né le informazioni né tantomeno le tradizioni di ogni popolo, di ognuno sulle sue. E questa cosa è talmente visionaria che è già successa. È già successo che nel mondo succede che questo tipo di armonia. E ecco che invece questo tipo di armonia è poi diventata il disarmonico che vediamo adesso. Come? Con la frode, con l'inganno, con la paura, con la manipolazione, la programmazione mentale della gente. Grazie però a queste due chiacchiere tra noi, tanti potranno venire a sapere cose che puoi sapere solo tu, perché tu hai vissuto direttamente quelle cose. Io le ho vissute le mie e poi ho incontrato gente come te che è stata maestra per me. Quindi la mia cultura arriva da maestri come te. Volevo concludere questa meravigliosa chiacchierata. Ecco. Con una riflessione. Nella vita è tutto matematica. Quindi chi ha studiato la matematica ci trova il vantaggio rispetto a chi l'ha studiato meno. Perché segnatamente mi riferisco a quella che viene chiamata analisi matematica, che è praticamente tutto un sistema di funzione dove spinge lo studioso ad approfondire certe cose che non sono perfette come vuole la matematica, ma sono perfettibili. E c'entra molto il caso, perché il calcolo combinatorio altro non è che una somma di casi messi insieme dove escono la pallina bianca e la pallina nera. Esce il numero 90 piuttosto che il numero, è tutta una casualità. E uno deve abituarsi, deve convivere con questa casualità per penetrarla e capirla fino in fondo. Che in effetti è il caso che detta i comportamenti umani, non è l'umano che determina il caso, è chiaro. Poi abbiamo le derivate, che sono un'altra funzione matematica, di analisi matematica, che praticamente ci dicono che un fenomeno deriva sempre da un altro fenomeno, perché un fenomeno a sé stante, dando quelli naturali, non esiste. Cioè, il fulmine da che cosa è determinato?
determinato da cariche elettrostatiche che si accumulano nell'atmosfera fino a confliggere tra di loro e scorrere e se ha la luce di fulmine, eccetera, eccetera. E quindi questo in matematica si chiama derivata. Dove non ci sarà il fulmine, ci saranno i sismi da risolvere, eccetera. Poi abbiamo la parabola. La parabola che arriva fino all'infinito. Quindi non sappiamo dove finisce questa parabola. E poi l'integrale, che è tutte le cose che noi sposiamo e che sentiamo vicine a noi, perché vengono da noi integrati nella nostra memoria, nella nostra intelligenza. Però c'è sempre il caso del calcolo combinatorio che ti consente di discernere fenomeno per fenomeno, pallina bianca, pallina nera, pallina bianca, pallina nera. Due palline bianche se sei stato fortunato, perché le palline bianche di solito nell'urna sono sempre meno di quelle nere. E quindi quando ne estrai due è stato fortunatissimo. Ma difatti il caso ha come sfondo la fortuna. Allora, perché un asino entra in un bar, compra un gratta e vinci e porta a casa 500.000 euro? Ci sono tante, diciamo, tanti punti di osservazione di quello che stai dicendo. Uno dei punti di osservazione non era... Qualcuno parla di matematica cosmica, eccetera, ma è solo riempirsi la bocca. La matematica inizia con 1 più 1 uguale 2. 2 meno 1 uguale 1. 1 per 2 uguale 2. C'era un proverbio, no? No. Qualcuno mi faceva osservare, i miei alunni, no professore, quella si chiama aritmetica. No. E poi, e che significa aritmetica? Silenzio, perché sono tutti bravi e quando gli fai una domanda sull'etimologia delle parole nessuno sa di che cosa stiamo parlando. Poi peggio ancora quando scendi alla semantica delle parole, che è quella che illustra la storia delle parole, sembra che suoni. Se non sei all'Accademia dei Lincei, nessuno sa dire di che cosa stiamo parlando. Così, la fonetica, tutti pensano che sia il risultato del microfono e che trasferisce la tua voce, mentre invece la fonetica è una qualità del discorso. E per chiudere questo gruppo di cose che ti fanno parlare bene e ti fanno riflettere bene, c'è la sintassi che è come tu organizzi i tuoi discorsi. È chiaro? Quindi, etimologia. Semantica. Semantica. Fonetica e sintassi sono la rivelazione della tua intelligenza, che non è mai tanta. E come disse un grande filosofo norvegese al colonnello tedesco che lo stava cercando: colonnello, lei arresta il mio corpo, ma difficilmente arresterà i miei pensieri. Sicuramente non arresterai i pensieri. I pensieri non sono arrestati. I pensieri sono finiti, i pensieri sono liberi. E speriamo che siano tutti i pensieri positivi, orientati al bene e non al male. Grazie. Grazie Carlo. Voglio aggiungere qualcosa per chiudere anch'io. Ecco, proprio su questo che stai dicendo, i pensieri a volte sono indotti però.
a volte sono condizionanti proprio da tutto quello che è la società che ci circonda. Io credo molto a che il caso, non inteso come lo dicevi tu, no, il caso particolare, tu dicevi proprio il caso nel senso matematico del termine, il caso non esiste, esiste una causalità, quindi siamo noi che mettendo cause ci ritroviamo in un determinato posto, in un determinato luogo, in una certa ora, in un certo momento, e questo delinea poi tutti quelli che sono gli effetti di quelle scelte che noi facciamo. Ecco, in questo momento l'umanità è chiesta, è chiamata a una scelta, la scelta se esistere o essere annientata completamente, annichilita, oserei dire come parola. Perché? Perché questo è il momento di alzarsi in piedi e non delegare più il nostro potere a quell'1% di cui parlavo. Perché? Perché quell'1% gestisce il nostro potere per delega. Attraverso cosa? Attraverso il nostro consenso. Ecco, togliere il consenso, anche solo non il mio nome, è molto importante per quelle leggi che ci osservano e che ci hanno già tutto scritto. Scrivono tutto, si ricordano tutto e soprattutto non fanno sconto. Io ti ringrazio tanto, 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 Carlo, di questo tuo tempo che ci hai dedicato. Grazie a voi. Mi auguro presto di rincontrarti, ci rincontreremo presto, molto presto. Ti abbraccio, abbraccio la tua terra. Felice di essere stato con voi questa meravigliosa ora del mercoledì 30 ottobre 2024. Grazie Carlo, grazie. Ci abbracceremo presto, grazie anche a chi sta facendo le riprese, grazie a Davide, grazie a Lombardia TV. Ringraziamo anche il nostro regista che è stato così attento e bravo a sopportarci per questa ora. Era un quarto. Penso che si sia divertito. Ma detto questo, ringraziamo ancora tutti quelli che dicono no. Si alzano in piedi per fare qualcos'altro. Grazie Carlo, di nuovo, grazie a tutti, saluti a tutti.